amici esploratori, se vi dicessi che qui sono a quota 2120, vi dice qualcosa? Se invece vi dicessi quota 2912 come meta? E se vi dicessi campo imperatore? La meta è lì, lui, Gran Sasso. Prima di goderci il viaggio insieme però, vediamo come al solito dove ci troviamo. Siamo in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, base di partenza Campo Imperatore, a quota 2120 metri circa, che per arrivarci abbiamo percorso vallate bellissime. Da qui abbiamo preso il sentiero 101, poi il 103, per poi prendere la via normale per il Corno Grande del Gran Sasso, che ci ha portato a quota 2912 metri. Amici, oggi però grandissimo evento. Non so se l'avete mai sentita la voce di Daniele. Oggi ne approfitto perché qui a Campo Imperatore ci sono anche un po' di cenni storici da raccontare. E chi meglio di Daniele, che è acculturato, se sta a fare due soldi nel frattempo. Passiamo dal visivo al sonoro, quindi non so se è meglio. Comunque qua stiamo, alle mie spalle c'è l'albergo dove è stato detenuto prigioniero Mussolini nel, mi pare, il 28 agosto del 43. E per 10 giorni è stato qui in prigionia. Questo albergo adesso sta in ristrutturazione. E poi c'è stata una rocambolesca venuta dei tedeschi, che attraverso degli aerei alienanti sono riusciti a portarlo via e, tra virgolette, a salvarlo da questo, da questa prigionia. Un po' di storia ci sta, dai. Adesso, bando alle ciance, iniziamo il nostro percorso, che comincia subito abbastanza ripidino. Allora amici, da qui prima biforcazione, a sinistra si è verso il rifugio che è lì sopra, mentre noi raggiungeremo il Corno Grande, vetta occidentale, che è il sentiero 101, e questo, Daniele che fa l'assistente oggi, fantastico, e questo è il nostro percorso, quindi costeggeremo questa montagna e poi lo scopriremo, state facendo, per noi oggi è tutto nuovo. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Amici, adesso con il Gran Sasso come sfondo, a questo punto si va, questa è la direttissima, si vede benissimo. Noi costeggeremo il Gran Sasso da quest'altra parte per poi salire, fare la cresta probabilmente. Come dicevo prima, ecco qui, ben segnalato, quindi direttissima. Qua nello specifico dice via alpinistica. E questa praticamente è una parete, guardate, è una parete, e rende proprio l'idea di quanto sia la difficoltà. Noi che siamo più no, più tranquilli, noi che siamo più romantici e ci piacciono le passeggiate, prenderemo questa, che è quella più lunga, ma è quella più tranquilla tra virgolette, ed è la prima che si fa, sempre però segnalata come escursionisti esperti, che sono sicuramente vedo delle cose, probabilmente delle salite esposte, e se avete paura dell'altezza, del vuoto, non lo so, vediamo come si presenta, non la conosco, quindi scopriamola insieme. Yeah.
Adesso, amici, ci aspetta una salitella niente male, ghiaia del Brecciaio verso la sella del Brecciaio. Mi sa che qui adesso abbiamo scherzato, ma si incomincia a salire, cioè qua c'è un bel salto di quota. Amici, siamo arrivati a quota 2450 metri, ne mancano ancora 462 per la precisione. E abbiamo appena superato la ghiaia del Breccione, quindi momento pausa, piccola sosta di snack e infuso caldo che qua fuori sta tutta quanta, ma guardate che meraviglia. Già qui merita davvero. Daniele è sempre lì. Saluto al pubblico. Pensavo verso le mie. Noi dobbiamo arrivare lì sopra. Vediamo un po'. Dovremmo fare tutta quanta questa cresta. Dopo circa due orette siamo a quota 2600. Alle mie spalle abbiamo il Corno Piccolo, vetta a quota 2655. Adesso non vi spaventate, adesso dopo una salita e un breve tratto di pianeggiante ci aspetta quest'ultimo tratto che state vedendo, che è abbastanza impervio. Un salto di quota niente male. Amici esploratori, eccoci qua. Allora, siamo arrivati praticamente alla vetta. Questa qui sopra delle spalle saranno 100 metri ancora, è la vetta. Io non mi fermo qui semplicemente per il fatto che su è pieno di gente e stavo comodo nel fare alzare il drone. Ecco, qui c'è questa piccola insomma
tra virgolette piazzola di 5 metri quadri e sono comunque sulla vetta del mondo, quindi va più che bene, anzi forse da qui prendete pure conto di, insomma, della vetta com'è, quindi mancheranno altri 10 minuti di camminata, un quarto d'ora di camminata, quindi siamo poi arrivati. E qui sotto è la strada che abbiamo fatto per arrivare, vedete, questa è praticamente, ma le bacchette qui vanno tolte, vanno utilizzate mani e piedi per arrampicarsi in mezzo alle rocce, ci si aiuta, e questa è la strada, vedete? Questa è la strada dove stavamo prima, si passa di là e si torna indietro. Ma guardate qui che spettacolo, bellissimo, bellissimo, bello, 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 bello. Quello lì è il Corno Piccolo, qui sotto si dovrebbe in teoria formare un ghiacciaio nei periodi più freddi. Ho visto qualche falchetto, avevo quasi paura che il drone venisse attaccato perché ho visto qualche video così, ma guardate che bello, cioè guardate qui che spettacolo. Io direi che questa volta la vostra iscrizione al canale è per me un segno che me lo sono meritato, quindi almeno un bel mi piace, condividete questo video con i vostri amici. Allora, ritorno, ve lo faccio vedere, tanto è inutile, tanto la strada sarà al contrario. Vi dico un pochino i tempi, ci abbiamo messo circa 3 orette a salire, e portava 3 orette e mezzo, ecco, ma ci sta, qualche ripresa, qualche volta ci siamo fermati, e abbiamo fatto 5 km e 8, quindi 11-12 km in totale. Allora, non è per tutti, assolutamente no, infatti porta escursionisti esperti, perché comunque alcuni tratti va un pochino, diciamo, dove sto andando, ma siamo sicuri che è di qua, quindi ogni tanto facciamo anche a me. Quindi amici, che dire, il video finisce qui, quindi mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale e condividete il mio video con i vostri amici. Come sempre, ci vediamo al prossimo video!